Io in Università di Bicocca insegno filosofia del diritto e informatica giuridica, quindi la mia formazione è una formazione principalmente filosofica, ma non solo filosofica, perché in realtà prima di capire che non sarebbe stata la mia strada, io ho studiato in me per alcuni anni ingegneria e quindi ho un'esperienza specifica anche come programmatore di macchine. Peraltro, benché io sostenga delle tesi che non sono sicuramente tesi entusiastiche rispetto all'uso del mainstream, io sono comunque un tecnofilo, nel senso che io amo la tecnologia e amo usare la tecnologia, però cerco di individuare anche quelli che possono essere dei punti critici dell'uso di questi strumenti. Il lato oscuro, qui mi rifaccio in realtà a una serie di testi che hanno usato il termine oscuro o dark per quello che riguarda le nuove tecnologie. L'idea fondamentale è che la facilità dell'uso delle nuove tecnologie consente quasi inavvertitamente di violare una serie di diritti che sono tradizionalmente tutelati nella nostra cultura giuridica, dalla privacy al copyright, a in realtà situazioni ancora più borderline, che ancora più spesso sfuggono al cittadino, come ad esempio le pubbliche amministrazioni che escludono i cittadini dall'uso, arbitrariamente, dall'uso di alcuni strumenti. Quindi l'oscurità dipende dal fatto che spesso veniamo privati di diritti che invece sono considerati fondamentali nella nostra cultura. Il fenomeno ovviamente non è ancora molto accentuato, ma io nella mia relazione partirò proprio da una serie di esempi che cerco di accumulare per mostrare come a volte sia subdola questa violazione, inavvertita sia da parte dell'utente cittadino, sia in molti casi anche da parte dell'utente investigatore, dell'utente polizia, dell'utente Stato. Ci fa un esempio? L'esempio più divertente che mi viene sempre in mente, questo caso sempre racconto, è quello di un mio studente che viene a domandarmi una tesi in informatica giuridica, la seconda delle materie che insegno. Chiaramente uno studente lavoratore, allora io gli domando che mestiere fa e lui mi dice: "Va, io lavoro un investigatore privato". Io dico: "Ah, caspita, davvero interessante, che cosa fa da un investigatore privato?" E lui mi dice: "Ma sa, su Google io ho trovato un programmino per mezzo del quale posso entrare negli account di posta delle persone. Ad esempio, c'è un marito che sospetta che la moglie lo tradisca, lui mi dice l'indirizzo di posta elettronica della moglie e io riesco a vedere quello che scrive la moglie". Io ovviamente ho strabuzzato gli occhi, perché? Perché è un reato questo. Cioè, entrare in maniera senza autorizzazione di proprietà in un account è non semplicemente un atto illecito, ma un reato, quindi una cosa da diritto penale, insomma, per cui si può andare in prigione, per metterla un po' brutalmente. E questo ragazzo, anzi, un ragazzo mica tanto, perché essendo uno studente lavoratore avrei intorno ai 35 anni, quest'uomo, davanti al fatto, cioè io poi gli ho mostrato ovviamente le leggi che sta violando, fu completamente stupito da questo fatto, perché lui effettivamente faceva davvero in buona fede questa cosa, cioè era convinto di fare una cosa legittima, quando in realtà stava compiendo un atto illecito di una certa gravità. Allora, Rodotà è un grande giurista italiano, è uno delle persone, dei giuristi italiani che più si sono occupati di questi argomenti, nella maggior parte dei casi con interventi puntuali e anche efficaci. Ecco, purtroppo l'articolo 21 bis della Costituzione che ho proposto non ricade in questo esempio. Purtroppo tutta questa montatura di questo articolo ulteriore della Costituzione si è sgonfiata, nessun serio costituzionalista, nessun serio teorico del diritto ha mai preso in considerazione questa possibilità. Per un fatto molto banale, il diritto alla rete, il diritto di accesso, è già garantito dai diritti che sono costituzionalmente riconosciuti, come la libertà di espressione, la libertà di informarsi, la libertà di conoscere e di diffondere il proprio pensiero. Quindi francamente semplicemente non c'è bisogno di un articolo 21 bis in Italia. In Italia c'è bisogno di più rete, cioè di cavi messi sottoterra, e di una maggiore diffusione della cultura della rete. Un dato che poche persone sanno, ma raccolto dall'Istat non più di 6 mesi fa, è questo: il 100% delle pubbliche amministrazioni centrali italiane è informatizzato, cioè tutte le informazioni dei ministeri, anche qui per semplificare un po', è informatizzato. Questo pone l'Italia da questo punto di vista tra i primi paesi in Europa. Cosa c'è che non va? Il fatto è che
pur avendo questi magnifici siti in molti casi di pubblica amministrazione, ecco, i siti delle pubbliche amministrazioni hanno, sono acceduti, sono visti unicamente al 18% della popolazione italiana, cosa che ci pone al 26esimo posto su 29 in Europa. Quindi i siti ci sono, le infrastrutture in questo caso ci sono, manca la cultura di base, è questo di cui abbiamo bisogno, non di un altro articolo di legge o costituzionale o meno. Beh, allora, la privacy è uno dei problemi che sono stati, dei temi che sono diventati attuali con l'intervento delle nuove tecnologie. Sicuramente a partire da una quindicina d'anni a questa parte. Non bisogna dimenticare che la prima legge sulla privacy italiana è del 96, o 97, mi confondo sempre, comunque insomma dell'inizio della seconda metà degli anni 90. Perché? Perché è semplicemente all'epoca che iniziano a diffondersi strumenti che mettono effettivamente a rischio la privacy degli individui. Quello che spesso si dimentica per ipersemplificazione giornalistica è che la legge non difende la privacy dei cittadini, ma la legge riguarda il trattamento dei dati personali dei cittadini. Perché in realtà, benché il concetto di dati personali e il concetto di privacy non siano irrelati, abbiamo a che fare con due categorie che afferiscono a sfere diverse. Allora, il trattamento dei dati personali è una cosa che ha a che fare con il diritto positivo, quindi con le leggi poste in un determinato Stato, leggi che sono ovviamente determinate anche dalla cultura di quello Stato, naturalmente, direi. Invece la privacy è qualcosa che attiene più alla moralità dei singoli. Cioè io posso ritenere privati comportamenti che un altro invece può non ritenere necessariamente privati. Questa è una distinzione da tenere a mente, peraltro una distinzione che è stata da un paio d'anni a questa parte anche recepita dal garante europeo della privacy, che è il garante dei garanti in qualche modo, il garante dei garanti nazionali, perché in molti documenti normativi di indirizzo per le singole nazioni viene proprio differenziata l'idea di privacy da quella di dati personali, ed è una cosa che bisogna tenere in mente. Bisogna tenere in mente perché, appunto, quando noi parliamo di nuove tecnologie abbiamo a che fare sempre con il trattamento dei dati personali. Ripeto che in alcuni casi sconfinano nella privacy, ma non necessariamente la privacy. La privacy invece ha qualcosa a che fare con il comportamento, con l'educazione, con la cultura che una società impartisce o che, insomma, che è diffusa all'interno dei membri di un particolare contesto sociale. Esempio, so anche qui famosissimo, l'idea di privacy che hanno i giapponesi è completamente diversa dall'idea di privacy che abbiamo noi. Fino agli anni 50 in Giappone i bagni erano promiscui, cioè uomini e donne andavano negli stessi bagni. Adesso questa cosa è cambiata anche in Giappone, ma da noi in realtà questa divisione è tra uomini e donne, soprattutto in questi luoghi che riteniamo privatissimi, è da sempre stata, c'è sempre stata, se non è mai stata messa in discussione. Bisogna tenere presente che l'idea di privacy è un'idea culturalmente determinata, quindi cambia a volte profondamente da Stato a Stato. L'idea di dato personale invece è qualcosa in qualche modo più generale, e il tentativo qui di fare, e quei tentativi che stanno facendo, è quelli di quello di generale, quelli che vengono chiamati degli standard globali della privacy, usando privacy in maniera un po' imprecisa, impropria rispetto al discorso che ho fatto adesso, ma cioè l'idea di trovare un nucleo di condizioni che siano da rispettare per il trattamento dei dati personali in ogni paese, in ogni angolo del mondo. È chiaro che problemi di questo genere sono posti ad esempio da entità come Google, Microsoft, eBay, Facebook. Questo è un buon esempio del lato oscuro che vi dicevo prima, no? Perché ad esempio io stesso sono per carità un entusiasta dei ebook, ovviamente ho qualunque, essendo un tecnofilo, ho più di un ebook reader, li vorrei avere tutti ma non guadagno abbastanza. Il problema di un ebook reader ad esempio qual è? Che quando, allora in passato io prendevo un libro, anzi in passato ancora adesso, vado in libreria, compro un libro di carta, lo leggo, mi sono stufato di leggerlo, non mi piace, lo passo a Riccardo. Lo passo al figlio della mia compagna, lo passo alla mia compagna, lo regalo a uno studente, me ne libero in qualche maniera, ma ad esempio non va comunque perso questo libro, lo faccio book share, no? Come si chiama book sharing, quello che si book crossing, faccio book crossing. E perché in realtà io entrare effettivamente in possesso di una copia, non già del libro, ma di una copia del libro della quale potevo fare qualunque cosa, appunto regalarlo, rivenderlo, cercare di convincere il libraio a riprenderlo indietro, potevo fare un sacco di cose. Con l'ebook non si può fare.
una volta che ho comprato l'ebook è marchiato per il dispositivo o la serie dei miei dispositivi, non può essere legalmente, perché in realtà poi i modi ci sono ovviamente, però legalmente non può essere passato a nessun altro. Questo dal punto di vista dell'eredità pone un problema. Pensate alle discoteche, cioè all'insieme di uno, effettivamente per chi è appassionato di musica, ma magari passa la vita a mettere insieme una discoteca, che adesso non è più fatto ovviamente di una volta come LP o CD, che in alcuni casi erano anche peraltro la disperazione, no, degli eredi che non sapevano bene cosa farsi. Oggi uno che fa una raccolta, che vuole allestire una discoteca, lo fa attraverso un computer, cioè con hard disk, con iPod, con strumenti di questo genere. Anche qui, ogni volta che io scarico legittimamente dalla rete, e qui sottolineo legittimamente perché come tutti sanno ci sono modi illegittimi per scaricare questi oggetti, soprattutto musica dalla rete, però nel momento in cui la scarico legittimamente, il file che io scarico viene marcato tramite un DRM, un Digital Rights Management, e viene inevitabilmente connesso alla mia persona. Quindi qui il problema giuridico che si pone è cosa accade quando questa persona muore. Questo. Anche io, no, semplicemente io prima scrivevo nel testamento a chi volevo lasciare i miei dischi, il notaio, chi per lui, dava i dischi, insomma, li vendeva, li faceva quello che voleva. Adesso che cosa succede? Dovrò lasciare in eredità il password, ad esempio? Sì, posso lasciare in eredità il password, però anche se io avrò il password, non sarò la persona, ovviamente, che ha comprato quelle cose. Allora, un sistema come iTunes, ma anche come quelli di Amazon, riconoscerà agli eredi la possibilità di avere effettivamente tutto quello che qualcuno, un suo avo, gli vuole passare? Non sappiamo, qui siamo sul bordo ancora una volta di quello che sta accadendo, no? In questi giorni Bruce Willis ha cercato di fare causa, ma in realtà appunto già qualche anno fa io ho discusso con alcuni notai di questo problema. La risposta banale in un ordinamento giuridico positivo come quello italiano è: non lo so, nel senso che non c'è una legge specifica, potremmo pensare di fare analogie, ci penseremo quando la cosa accadrà, mi hanno risposto più o meno le persone che avevo interpellato. Negli Stati Uniti la cosa è un po' diversa, no? Il diritto non è un diritto codicistico come il nostro, come si dice, un diritto di common law, in cui l'attore principale della legge è il giudice. In Italia se non c'è una legge il giudice non può semplicemente giudicare, invece negli Stati Uniti un giudice è obbligato in ogni caso a decidere, a prendere una decisione. Quindi il fatto che Bruce Willis abbia, se non ricordo male, proprio in questi giorni, no, portato davanti a una corte, un tribunale americano, farà sì che ci sarà almeno una prima sentenza su queste cose. Poi si vedrà, perché non è detto che poi questa sentenza verrà ripresa, non è detto che la comunità giuridica statunitense la riprenda, però è una cosa interessante, perché la prima volta, per il momento che l'ha fatto Bruce Willis, no, se l'avesse fatto per lo stesso, ovviamente non sarei finito sui giornali, però il fatto che l'abbia fatto Bruce Willis effettivamente è sintomatico anche del fatto che il problema del futuro connesso ai supporti, alle cose memorizzate in formato digitale elettronico, sta diventando un problema, perché